Focaccia Group Automotive, progettisti carrozzieri dal 1954. Da oltre 60 anni progettiamo e costruiamo componenti automotive e veicoli speciali per superare i limiti dell'automobile nel rispetto dei più alti standard tecnologici e di design. Soluzione all'avanguardia 100% made in Italy per soddisfare le esigenze delle persone con praticità, bellezza ed ergonomia. Dalle flotte per le forze dell'ordine, ai veicoli speciali in serie limitata, fino alle auto accessibili ai passeggeri con disabilità motoria, Focaccia Group è un punto di riferimento per chi ha necessità di andare oltre le caratteristiche di una normale auto. Focaccia Group. Trasformiamo le idee in prodotti per superare i limiti dell'automobile. Visita il nostro showroom a Cervia oppure scopri di più su www.focacciagroup.com. Oasi Allestimenti, progettazione e realizzazione di spazi espositivi di architettura temporanea per eventi e manifestazioni. La produzione degli allestimenti è diretta con la massima attenzione alla qualità e alla puntualità nella consegna. Il servizio di installazione è effettuato da personale qualificato formato direttamente dall'azienda. Oasi è presente nelle maggiori manifestazioni fieristiche nazionali ed europee. Per informazioni visita il sito oasiallestimenti.com o chiama lo 051 66 40884. Il preventivo è assolutamente gratuito e senza impegno. Oasi Allestimenti, realizziamo le tue idee. Lungo il porto canale di Cervia, di fronte al mercatino del pesce, c'è il Veliero Ristorante. Da tre generazioni la famiglia Giambi vi aspetta con i suoi gustosi menù. Del veliero classico alla carta con vino in abbinamento, oppure tutti i giovedì viene a provare il nostro menù serata di degustazione a 18 euro, tutto compreso. Ricorda che da noi trovi solo pesce freschissimo, elaborato dalla fantasia dello chef Maurizio, ad esempio lo squisito piatto dello chef, e altri primi con pasta fatta in casa e poi spaghetti alle vongole, allo scoglio, alla marinara, pesce ai ferri fritto gratinato al forno, crostacei freschissimi e alla catalana e crudité. Il tutto gustato nella splendida cornice del porto canale di Cervia. Il Veliero Ristorante e il suo staff vi aspetta a Cervia. Sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del gigante in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita: a Bologna e a Piacenza. Halloween, una festività di origine celtica celebrata la notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre, che nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme spiccatamente macabre e commerciali con cui è divenuta nota. L'usanza si è poi diffusa anche nei paesi europei con sfilate in costume, giochi per bambini, sciami di piccoli mostriciattoli di ogni genere che girano di casa in casa recitando la formula ricattatoria del dolcetto o scherzetto, che in questo caso Cervia ha coinvolto tantissime attività commerciali munite ovviamente di caramelle per accogliere i bambini che faranno il giro del dolcetto o scherzetto. Varie le attività del centro di Cervia e dintorni che hanno deciso di addobbare il proprio negozio anche a tema Halloween e partecipare al concorso La Bottega degli Orrori, ma ovviamente non finisce qui. Una festa fondata in Europa fino alla Toscana. Questa è una cosa che ci eravamo informati tantissimi anni fa, proprio perché quando abbiamo voluto creare la festa di Halloween qui a Cervia era proprio anche per fare in modo che si portasse una tradizione, ma una tradizione anche un po' americana, che poi non è proprio americana perché gli inglesi l'hanno trasportata in America, quindi di conseguenza è venuto fuori questo carnevale d'inverno.
questo carnevale d'inverno che si chiama Halloween, che è partito nel lontano 2000, dove in poche parole una mattina ci siamo svegliati, siamo andati su in comune, ho detto io e i miei amici vogliamo fare la festa di Halloween, ci hanno creduto e siamo partiti ed è diventata veramente la festa molto molto sentita nel paese di Cervia, anche da tutte le attività perché collaborano con gli sponsor, ma soprattutto da tutte le persone che vengono. In particolare siamo aiutati molto dal comune e da tantissime associazioni di volontariato e soprattutto dall'Avis negli ultimi 10 anni. Difatti siamo diventati tutti poi donatori di sangue e abbiamo creato questa festa che è un momento bello, che la gente viene in piazza la sera per dare vita anche a una stagione lunga dopo l'estate, no? Chiudiamo l'estate oggi, io dico sempre con il mio gruppo e con la gente comunque del centro storico che collabora con le attività aperte e quant'altro. Questa sera abbiamo una ragazza molto brava che si occupa proprio di animazione con i bambini e delle Cervia Comics, dove loro in poche parole fanno tutte queste canzoni di cartoni animati, fanno ballare i bambini e poi ci sono tutti i personaggi del comics con fumetti e tutti mascherati, cioè, non so se avete visto prima nella nostra piazza c'è Batman, Spider-Man che girano e fanno foto con bambini, quindi questa è una cosa che ai bambini piace. Oltre a questo, come avete visto, la festa è a nome di Halloween e abbiamo tante altre cose. Presso il Teatro Comunale abbiamo uno spettacolo interattivo si intitolato Fantasma dell'Opera, creato da un'associazione di Riccione che si chiama L'Inchiostro. Faranno questa visita guidata del teatro e tante sorprese da spaventose che aspetterà la gente di tremare. Tra l'altro è anche vietato ai minori di 14 perché è molto molto pesante. Interessante spettacolo interattivo presso il Teatro Comunale di Cervia ha terrorizzato di nome e di fatto i partecipanti dal titolo Il Fantasma dell'Opera. La storia si svolge a Parigi, ma anche a Cervia c'è un teatro, dove nei meandri si aggira il fantasma, forse sempre quello di Eric, che è nato con il volto sfigurato e costretto a nascondere le sue orrende fattezze dietro una maschera. Vive al buio, nascosto nei sotterranei del teatro, che conosce però alla perfezione. Ma un giorno si innamora di Christine, giovane ed inesperta soprano, che scopre però fidanzata di un giovane, e rapisce la ragazza, portandola con sé nei sotterranei del teatro, il vero nostro grande protagonista di paura della notte di Halloween a Cervia. Il palcoscenico, la platea, i palchi, i camerini, i labirinti, corridoi e scale scantinati, tutto ciò che è sopra e sotto il palcoscenico. Botole, sotterranei, dove Eric, il fantasma, ha la sua dimora e dove è libero di terrorizzare coloro che vi accompagna con l'inganno di una voce soave. Seguitici allora. Si è appena concluso quello che è stato un bellissimo revival della Fantasma dell'Opera. Noi vogliamo ringraziare questi grandi bravi attori perché è una compagnia veramente molto brava. Sono gli... La compagnia dell'Inchiostro di Parigi. Questi due fantastici personaggi di lo fianco a noi. Lo skin individui. Avete del coraggio di dire una cosa così voi due però, eh? Vabbè, ci vuole anche quello. E io ringrazio ovviamente voi ragazzi della piazza, ringraziamo i giovani Avis di Cervia, questa bellissima organizzazione che ha dato modo di poter partecipare ad un Halloween molto particolare, e ringraziamo anche il Teatro Comunale che si è prestato a questa bella veramente messa in scena del Fantasma dell'Opera. E ovviamente arrivederci. Arrivederci al prossimo anno. Arrivederci ad Halloween Cervia Comics 2018. Oh, oh, oh. Per i più piccoli abbiamo fatto il percorso del labirinto di fianco all'ex pescheria nella piazzetta Carlo Pisacane, con giochi di fuoco, con due ragazze bravissime che ci seguono da anni di Brisighella, che si chiamano Fuoco e Fiamme, fanno questi giochi di magia col fuoco. E poi abbiamo come sempre la diretta di Radio Studio Delta in piazza Cervia con i nostri DJ che faranno tutta l'animazione e il percorso della serata con musica e balli e premi dei bambini con la maschera più bella. E non può mancare la collaborazione anche del Consorzio Cervia Centro con le loro bancarelle e i nostri sponsor che anche loro parecchi stasera sono qui in piazza a presentare i loro prodotti.
E poi ancora in centro, se non vi è bastato il teatro, si potranno ammirare i cosplayer, accorsi con i loro splendidi costumi e le loro stupende esibizioni. Cosplay, ovvero una parola macedonia formata dalla fusione delle parole inglesi costume e play, che indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire. Da Freddy Krueger di Nightmare a Jason Voorhees, un personaggio immaginario protagonista dei 10 episodi della saga di Venerdì 13, e poi Ghostface, il personaggio immaginario noto per essere il serial killer della saga di Scream, e il più terrificante di tutti, It, Pennywise, il mostro protagonista del romanzo It di Stephen King. Con i cosplayer, fra di loro ci sono persone che questa sera anche loro faranno una gara della maschera più bella, verranno premiati con premi offerti dalle attività del centro, dall'Hotel Dante anche, che ci ha dato dei buoni per andarsi a rilassare, a farsi un bel percorso salutare. E ognuno di queste persone che stasera è qui in piazza vestiti proprio a tema di vari fumetti rappresentano questi personaggi. Invece alla Zombie Walk sono anche loro da anni con noi che ci seguono e fanno questa marcia degli zombie e soldati in mezzo alla gente, dove dovrebbe fare tremare, in effetti fa tremare, perché nel primo anno la gente è rimasta un attimo così, di questo è successo 3 anni fa, proprio perché non si aspettavano questi ragazzi tutti mascherati, truccati, peggio di me, dove poi i soldati fanno una guerra, dove combattono, e c'è questo spettacolo interattivo in mezzo alla gente che coinvolge e piace molto. Si fermano, rimangono tutti a bocca aperta e si fermano tutti. Ma ti sei persa in giro così vestita? No. Ah no? E cosa sei? Da come sei vestita tu? Pipistrello. Da pipistrello? Ma il pipistrello ha il foulard? Rosa per di più. Senti, ma hai trovato degli altri amici pipistrelli qua in giro? E hanno anche i flicker i pipistrelli? No e no. No e no. Il pipistrello ha anche il trucco? Sì. Davvero? Ce ne sarà veramente tutti i gusti, e le attività, molti ristoranti hanno anche fatto le cene a tema, proprio tutto a base di zucca e tutte le cose comunque anche che si guarda, anche si mangia in autunno. Quindi c'è una collaborazione veramente grande da tutti, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, sia per noi come ex ragazzi della piazza, perché ormai siamo diventati grandi, ma soprattutto come Avis, perché è anche un momento importante per pubblicizzare l'Avis e per fare in modo che si prenda più donatori possibili. Quindi questa festa, proprio grazie a loro, va avanti, ma soprattutto anche grazie a tutta la squadra che siamo di ragazzi e persone che hanno voglia di mandare avanti da 17 anni ormai la festa di Halloween a Cervia. Ma questo proprio è un ringraziamento che voglio fare all'Avis, sia quella di Cervia dove io faccio parte e sia quella provinciale di Ravenna, che stanno da giorni cercando di capire cosa fare il prossimo anno per diventare ancora più grandi di quelli che siamo. Sì, sì, c'erano proprio tutti alla notte nera di Halloween di Cervia. È una notte nera di Halloween che ha il suo simbolismo derivato da varie fonti, tra cui elementi di stagione autunnale come le zucche, le bucce del grano turco, gli spaventapasseri, includendo anche temi macabri e grotteschi come la morte, il male, l'occulto e i grandi protagonisti, i mostri. Mostri ovunque, delle più orripilanti fattezze. Infatti, indossare costumi la notte di Halloween deriverebbe dalla credenza che nella notte del 31 di ottobre molti esseri sovrannaturali e le anime dei morti possono avere la capacità di girovagare per la terra tra i viventi. Zombie Walk Cervia, ovvero la marcia degli zombie. E fate attenzione a non farvi infettare o mangiare. Se sopravviverete, arrivederci al prossimo anno.